Oggi hai un po' sbagliato le parole, però va bene lo stesso. Lo so, lo sapete che io sono sbadata, ma oggi ho una missione per tutte e tre. Una missione, ancora! Dobbiamo andare ancora a cercare le perle. No, ragazze, oggi non si tratta di perle, ma si tratta di andare a scoprire cosa è successo nei fondali marini, negli abissi di Long City. Oh, interessante, racconta un po'. Io sto qui, non mi interessa. Ah, insomma, sorellina, piantala di fare la spocchiosa e ascolta un po' cosa ha da dirci. Allora, ragazze, ho saputo tramite i delfini che, insomma, ci sono i dominatori del mare che sono in pericolo. Forse è il caso di andare a dare comunque una sbirciatina, che magari con il nostro aiuto possiamo risolvere qualcosa. La solita salvatrice degli abissi marini. E dimmi un po', sì? E come faresti ad andare giù negli abissi? Noi con le nostre code non ce la facciamo. Ma ovviamente ci aiuteranno loro. Ragazzi! Urlo per te, sorellina. Oh, volo! Ovviamente rosa e andiamo alle gabissi tra 3, 2, 1, via! Welcome back to my channel, ma soprattutto bentornati in questo nuovissimo video super, super e super marino. Ebbene sì, perché oggi in collaborazione con Hashtag Sbabam, che io veramente ringrazio un sacco lo staff della Sbabam, perché tutte le volte mi invia un sacco di cose fantasticherrime, proprio come quella di oggi. Perché oggi ci immergiamo nei fondali marini e andremo a scoprire una novità super super squisciosa. E perché vi dico squisciosa? Perché io, da gran curioso, ho preso le buste che mi hanno inviato, le ho toccate. All'inizio ho detto, sembrano pupazzi. Invece no, ho toccato bene, hanno tipo, sono degli squisci con dentro dei pallini di polistirolo super finissimi che fanno un effetto rilassantissimo marino che voi non vi immaginate nemmeno. Ebbene sì, perché oggi inoltre ci acculturiamo anche un pochettino, no? Quindi facciamo un po' di scienze. In edicola, ma soprattutto anche in TV, dal 12 gennaio in poi arrivano i dominatori del mare. Sono delle fantastiche riproduzioni, diciamo quasi fedeli, dei più grandi mostri marini, comunque anche pescioloni marini, che fanno più o meno paura, perché come vedete ci sono i delfini, però c'è anche uno squalo e lo squalo si sa magna. Allora, in queste bustine, che sono veramente gigantesche, cioè veramente sono enormi, trovate un mini book più un animale marino e la sua scheda. Allora, io mi preoccupo perché c'è l'animale marino e la sua scheda, però io non trovo il mini book. Fatemi vedere qua nello scatolone che mi ha inviato Sbabam, però all'interno di tutto non c'è nulla. Sbabam, vi siete dimenticati di mettermi dentro il mini book e non mi sembra di averlo lasciato da nessun'altra parte. Dov'è il mini book? Non lo so. Comunque, in edicola troverete il mini book e la busta con all'interno la scheda dell'animale marino che trovate. Innanzitutto, queste buste costano 3,50 euro l'una, ne valgono la pena. Io me ne sono già spoilerato uno, l'ho già aperto. E sono bene, dovrebbero essere 16 personaggi. Alcuni cambiano colore addirittura in acqua calda, e questo è il bello. E alcuni brillano al buio. E basta, c'hanno due funzioni. Poi ci sono quelli top, ok, ci sono quelli top
che hanno comunque delle funzioni. Raro Orbis Animal. C'è anche un raro. E poi ci sono quelli normali che comunque non hanno funzioni, sono classicissimi personaggi squisciosi. Allora, comincio immediatamente da quello che avevo già aperto, ed è un narvalo, guardate che carino. Oddio, a me il corno del narvalo mi fa un po' impressione, a dire la sincera verità, però, cioè, fanno anche loro un ASMR fantastico, sentite. Perché proprio questo ASMR è dato da queste palline squisciose che ci sono all'interno. E quando voi ve lo avvicinate all'orecchio, ve lo faccio sentire, sentite? Sembrano le onde del mare. Io non vedo l'ora che sia estate per andare al mare e farvi un sacco di vlog insieme a magari anche mio ragazzo, speriamo. Allora, questo qua è il narvalo e non dovrebbe avere nessuna funzione. Adesso vi faccio vedere anche così velocemente anche la sua scheda identificativa. Eccola, ovviamente qua c'è l'immagine del nostro personaggio, all'interno ci sono delle spiegazioni, molto science professional, e come vedete sul retro c'è tutta la checklist dei nostri personaggi che andiamo a trovare. Ok, andiamo avanti. Dov'è la mia forbice? Ok, oh mio Dio che carino questo, ma il colore, cioè... Vogliamo parlarne, il colore è fantastico. E adesso vi dico anche di chi si tratta. Ah, il delfino Orcella. What? Non sapevo nemmeno la sua esistenza. Il delfino Orcella cambia colore in acqua calda. Però ovviamente il cambio colore lo facciamo dopo, alla fine video, che li prendiamo tutti a random, li mettiamo dentro nella bacinella di acqua calda e vediamo il cambiamento. Allora, ok, guardiamo che si nasconde all'interno. Oh my god, oddio lo squalo, ma anche la bocca aperta, cioè guardate, ovviamente, eccole qua, qua abbiamo lo squalo super trasparentissimo, come vedete ci sono dentro queste palline che sembrerebbero di polistirolo, squalo bianco esattamente, e ovviamente brilla al buio, guardate, cioè voi immaginatevi, tipo Gardalan, sì, lo so che il disagio regna in ogni mio video, ma non fateci caso. Questo c'ha una bocca bislunga. Oh, adoro questo. Cioè, sono fatti veramente bene, quindi mi complimento con Svavan perché sono fatti proprio bene. Rispettano fedelmente, cioè, degli animali veri e propri. E questo dovrebbe essere... Infatti, è mia sorella, la balenottera azzurra. E anche questo cambia colore in acqua calda. Quindi... Guardiamo che abbiamo trovato. Che carino, oddio questo è super lolloso. Abbiamo trovato il delfino rosa. Questo brilla al buio. E ovviamente io quando ci sono le cose fosforescenti, fluorescenti, non ve le posso far vedere perché la mia telecamera non riesce a percepire il colore fosforescente. Non sarebbe nemmeno la telecamera di Sweet Vanilla. E questo qua è il delfino rosa, carinissimo. Guardate che belle le sfumature rosa sul suo dorso. È veramente squisciosissimo e questo brilla al buio. Qua invece qualcosa di bianco. Che carina la balenottera questa dovrebbe essere. Guardiamo. Ha un'altra mia sorella. No, è il capodoglio questo. Sì, vabbè, siamo sempre gemelli comunque. Capodoglio, balenottera, insomma. Guardate che carina. Cioè, hanno riprodotto anche i dentini. Ovviamente non fanno niente, cioè sono gomma. Cioè, guardate, anche questa super squisciosa, cioè, veramente riprodotta in maniera molto, ma molto fedele. Nulla, non fa nulla questo. Ok, andiamo avanti. Oh, finalmente, qua mi sento in famiglia. Oh mio Dio, ma questo qua è veramente super pieno di palline di polistirolo. Guardate come si modella benissimo. Cioè, voi li mettete dentro il dito, resta così. Guardate, adoro. È la balena franco-australe. Vediamo che ho trovato. Oh, che carino anche questo! La balena megattera. E la balena megattera cambia colore in acqua. Quindi, da parte per la prova. Poi, oddio quanti sono! Poi, oddio questo che pesciattolo è! Guardate che carino anche questo. Anche questo è fatto super, super bene. E questo è lo squalo tigre che brilla al buio. Oddio, qua c'è qualcosa di nero. Oh my god, questo... Veramente mostruoso. Questo qua mi fa veramente impressione. Guardate anche
la texture che c'ha sul dorso, che veramente riprende proprio un animale vero e proprio. E questo dovrebbe essere lo squalo balena. Esatto, una volta che l'azzecco, questo è lo squalo balena. Non sapevo manco che esisteva. A dirvi la sincera verità, a me il mare fa un po' paura. Quando vengo a sapere che ci sono questi mostriciattoli, a me il mare mette un'agitazione pazzesca. Ok, squalo balena però non ha nessuna funzione. Andiamo. Che carino! E abbiamo trovato il delfino Stenella. Guardiamo se ho ragione. Esatto, ho trovato il delfino Stenella. Che carino anche questo. Questo è super lolloso, perché ovviamente i delfini sono buoni, quindi sono lollosi, e però non ha nessuna funzione. Quindi c'è, ho trovato un altro delfino Stenella e ho trovato il delfino. Questo qua è il delfino vero e proprio. Oh mio Dio, ma che impressione che fa con questa bocca aperta. E questo è il delfino normale, che cambia colore in acqua calda. Ed è pesantissimo questo. Cosa ci hanno messo dentro? Guardiamo. L'ho trovato. Oh, qua mi sento ancora. Ma oh my god, ma questo c'è dentro tipo le... Guardate, questo qua è diverso da tutti gli altri. È ancora più squiscioso, perché ha dentro le palline, le amabez. Non so quelle, comunque quelle fatte tutte ad acqua. Ok, il raro Orbez. Quindi ci sono dentro gli Orbez. Guardate, quelli tutti super colorosi. Quindi è un super raro. Ma favoloso anche questo. Ci abbiamo trovato. Oddio, questo. Esatto, delfino beluga che cambia, no, non cambia colore, ma brilla al buio. Quindi non ve lo faccio vedere. Che carino questo! Delfino di Maui, che sarebbe un'isola, l'isola di Maui, e cambia colore al sole. Questa è un'altra particolarità, che però adesso non c'è il sole, c'è buio fuori, quindi non posso farvi vedere. Mi farebbe molto piacere farvi vedere, ma non riesco. Anche questo è un'anima buona, un'anima pia, e cambia colore al sole. Ok, ultima finalmente dopo questa maratona di dominatori dei mari, e vi faccio vedere che abbiamo trovato. Per ultimo ho trovato il delfino globicefalo, però non è rappresentato molto bene, perché l'immagine del delfino globicefalo ha tipo un testone enorme. Invece questo, vabbè, a parte non avere nessuna funzione, cioè il globicefalo dobbiamo tipo crearglielo noi con le palline. Niente, adesso vi faccio vedere, intanto che vi saluto eccetera, i vari cambi colore qua nell'immaginetta qui sotto. Guardate che salterà fuori di qua, di lì, non lo so, comunque guardate. E insomma, se questo video dei dominatori dei mari hashtag swabam vi è piaciuto, mi raccomando lasciatemi un bel like, iscrivetevi al mio canale YouTube se non l'avete ancora fatto. E inoltre vi aspetto anche su tutti i miei social network. Quindi se avete Instagram passate da Instagram, se avete Facebook passate dalla mia fanpage di Facebook, e anche sulla mia pagina TikTok. Mi trovate sempre con il nome Swir Vanilla, perché ovviamente sono un po' il prezzemolo, sono dappertutto sempre con lo stesso nome. E quindi niente, per questo video è tutto. Io vi mando un super bacio marino a tutti voi, e noi ci vediamo domani con un altro e fantastico video. Hashtag